Leonardo, ma vedo che stanno quasi per andare via, però ho avuto il piacere di provare questo caciocavallo, insomma, e l'ho trovato veramente ottimo. E questo mi ha indotto comunque a comprarlo. Quindi Porto San Paolo. con piacere a casa. San Paolo penso che abbia risposto, insomma, Sì. pure Ah, come prima è esperienza. venuta molta gente, abbiamo apprezzato, noi che veniamo dall'Irpinia, è stata un'ottima organizzazione della Slow Food. Quindi il prossimo mese venite. Verremo sicuramente al 1000 per 1000. Ottimo. Ok. Grazie a lei, a lei. all'organizzazione, a Ciao. tutti. Allora, dimmi, caro. com'è andato? È la prima volta. A parte il tempo che fa caldo, per il resto c'è stata una buona affluenza di persone. Ah, quindi il prossimo mese sarete. Saremo qui presenti di nuovo il prossimo Ok. Allora, vuoi dirci tu qualcosa? Slow food di Buongiorno a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio i produttori che in questo esperimento qua sul comune di San Paolo Belsito ci hanno dato una mano a fare questa prima edizione. Speriamo che sia foriera, come è successo nel comune di Nola, di una bellissima realtà che va costituendosi. Ma siete rimasti contenti? Devo dire la verità, eccetto il caldo che ci ha impressionato, che abbiamo sopportato temperature veramente alte in questo momento e quindi anche forse hanno danneggiato i prodotti, siamo stati veramente, almeno io in prima persona, molto soddisfatto della risposta della popolazione del comune di San Paolo Belsito e dei comuni limitrofi. Quindi il prossimo mese? Faremo il possibile per farlo nel mese di maggio. Ah. Grazie.